Ed eccoci qui, col vostro professor Quarantena, sempre sul pezzo, risolve i vostri problemi di coppia e di sasso. Ma veniamo subito alle lettere di oggi. Questa è molto interessante. Mi chiamo Tania e sono la moglie del mago Silvan. Da qualche tempo non lo riconosco più. L'altro giorno, ad esempio, mi ha fatto levitare a 4 metri d'altezza, poi si è dimenticato di tirarmi giù ed è uscito di casa. Ieri, mentre stavo cucinando, mi ha fatto sparire il bimbi. Eppure ho sempre fatto tutto per lui, sono sempre stata io a ripulire il cilindro dalle cacche del coniglio. Ha presente il numero del coniglio che esce dal cilindro? Lei non può neanche immaginare quanto caga un coniglio al cilindro, senza contare che il cilindro l'ho sempre igienizzato io. Ora le scrivo perché stamattina è arrivato in casa con una donna e si è chiuso in camera dicendo che voleva provare il numero della donna segata in due. Ma i gemiti che provenivano dalla stanza non erano esattamente quelli di una donna segata in due, neanche di una donna segata in tre. Cosa ne pensa? Posso risponderle perché io sono stato assistente del mago Silvan, lui mi lanciava i coltelli nel numero dei coltelli e le dico che se il mago Silvan si è sposato 13 volte e non è stata mai trovata traccia delle sue precedenti 13 mogli, una ragione deve pure esserci, no? Non sembra. Veniamo all'altra lettera. Mi chiamo Nicola, ho 23 anni e da 5 sono una delle 1741 fidanzate di Berlusconi. Certo, grazie a lui sono senatrice della Repubblica, dirigo Rete 4 e posseggo 3 appartamenti a Milano 2 e 2 a Milano 3. Le scrivo però perché ieri era l'anniversario del nostro primo SMS e lui non se n'è ricordato. Cara Nicole, ho proprio qui davanti a me uno studio medico che dice proprio che l'uso smodato di un composto fatto di Cialis, Viagra più Pompetta può causare perdita della memoria. Ciao.